caro segretario, anche tecnicamente tutte le fasi sono state assolute. Io ho ascoltato il vostro programma, è un programma molto ricco, di complimento per l'idea, per quello che avete messo in campo da poter realizzare con noi. Vedete, agli insediamenti si fanno sempre i programmi che a volte, ma non è il vostro caso, per la verità parlo anche per noi, non è il nostro caso, sono dei sogni. Molte volte i sogni si realizzano, altre volte non si possono realizzare. L'aver detto delle cose concrete, ebbene, io mi faccio un complimento. Hai parlato, caro sindaco, del tuo intervento di coscienza civica. Bravo, perché senza coscienza civica non si possono affrontare le problematiche. La nostra non è una società molto sana, dobbiamo dirlo, è vero. Non a caso hai parlato anche delle baby gang. Questo problema delle baby gang non è un problema da sottovalutare. Presidente, non so se lei si ricorda il giorno scorso del mio saluto, che qui c'è a Telese, una conferenza stampa, ed ero presente io e l'assessore all'istruzione Ottavo Annunzia, nel mio piccolo intervento di saluti feci cenno proprio alle baby gang. E lì io dicevo che la cosa era estremamente positiva perché c'era il connubio tra, parlo della borsa di studio di Angelo Riverini e della quarta edizione, il connubio tra privato, impresa e pubblico. E feci cenno a questo problema oggi sociale che c'è. Oggi, con mia somma gioia, ascolto nella tua relazione anche questo concetto. Benissimo, sono due concetti fondamentali. Coscienza civica che ci porta verso il bene, verso una società sana, certamente una società sana che a volte viene poi, come dire, distrutta da che cosa? Da fenomeni sociali come la baby gang. Fortunatamente noi viviamo ancora a Benevento in una isola felice, viviamo dove i genitori, oltre che alla scuola, perché la scuola, guardate, è di un'importanza, io non l'ho sempre detto, abbiamo dedicato, stiamo dedicando particolare attenzione alle scuole, cerchiamo di intervenire subito, Presidente, non appena, perché è il mondo dove i ragazzi crescono. E la dirigente, la dottoressa, chiedo scusa, Tartaglia, nel suo intervento ha detto cercate di essere, quindi di cui domani, quello che siete oggi. Ed è importante perché va così, è perché oggi loro sono animati da uno spirito, da una volontà pulita, da una volontà seria, da una volontà di collaborare. E per noi a volte dovrebbe essere il contrario, no? Che meglio adulti dobbiamo essere gli esempi dei giovani, ma molte volte noi, cara dirigente, dei giovani prendiamo spunto per fare cose anche noi cerchiamo di fare da giovani. Sembrano frasi di dito, sembrano frasi dette così di circostanza, vi posso dire che io credo in queste manifestazioni, ringrazio di nuovo la dirigente, ringrazio il professore perché hanno messo in moto questo meccanismo delle elezioni, fosse pure poco, ma comunque loro iniziano una crescita diversa da quello che è il mondo scolastico. Sapere, ecco, abbiamo studiato tutti quanti in educazione civica, che esiste, no? Un Presidente della Repubblica, un capo del governo, i ministri, così a scegliere tutto il nostro statuto, le regioni, le province, anche se oggi le province sono dimezzate, e gli enti locali. Gli enti locali praticamente sono l'esempio per loro, perché loro cosa hanno eletto il 12 dicembre? Hanno eletto l'ente locale
Junior, sindaco, vice sindaco, giunta e consigliere. Bene, io ho preso gli arredi, la sicurezza delle strade, il mezzo di trasporto più grande, li abbiamo messi in moto due ore un anno e mezzo, questo è il secondo anno, noi siamo qui un anno e mezzo, abbiamo fatto questo servizio, vi dico con sincerità, con molta fatica, facendo dare un piccolo contributo ai genitori, 10 euro al fatto simbolico, però riteniamo che il servizio sia da parte nostra doveroso. Se comprato, cara sindaca, beh, ce la metteremo tutta, vediamo un poco come fare compatibilmente con le nostre finanze. E a tal proposito, l'ho detto prima, lo ricordava la dottoressa Tartaglia, quando facevamo sempre un attimino nella distanza, con il dirigente del professore, da parte nostra, di interpretare il pensiero di tutta la giunta, di tutti i consiglieri presenti, noi metteremo in bilancio, una posta in bilancio ad hoc per soddisfare questo tipo di iniziativa. È ovvio che se volessimo mettere l'iniziativa dello scuolabus ci vogliono almeno 60-70 mila euro, non lo possiamo fare, però metteremo una cifra congrua per poter far fare, non so, delle borse di studio, per far fare un po' di qualcosa di arredo, se è possibile, ma giusto una cifra, è un segnale. Perché dovete sapere che i segnali possono essere dati, però nella forma giusta. E oggi il bilancio del comune, con tutti i dati che arrivano, ovviamente non possiamo mettere cifre enormi, lo dico col cuore. Però il fatto stesso che noi metteremo una cifra non simbolica, ma comunque reale, per quanto riguarda dei loro progetti, lo dovremo. Quindi io penso che su questo sarà la votazione unanime di tutti e cercando di dare anche un segnale concreto. Bene, concludo, auguri a te, auguri alla giunta, auguri a tutti, auguri ai genitori presenti, portate saluto alle vostre case, fate capire che ovviamente oggi è stato un bel momento dove vi siete insediati come sindaco e come giunta nel Consiglio Comunale, nella sede istituzionale, perché questa qui dove noi siamo è la sede praticamente dove si svolgono i consigli comunali, dove si vanno a prendere delle grosse decisioni per il paese, ovviamente, e dove c'è il contributo di tutti. Noi accettiamo con cuore anche il vostro contributo, ne faremo tesoro e ovviamente dovremo, questo lo dico io a te, ogni tanto sentirci in modo tale da poter avere così, e ci scambiamo qualche battuta, sindaco che fare, sindaco, sembra sciocco questo, non è sciocco, per capire tu se sei contenta, molte volte no, non si può, ti voglio dire un'altra cosa, non è semplice fare il sindaco, attenzione, questo lo voglio dire. Poi vedrai, verrà l'assessore, verrà il consigliere, io ho detto questo, ho detto quest'altro, cioè, voi, tu sei molto, sì, benissimo, però cordialità sempre con tutti. Ti ho sottratto un sorriso, e già per me questo è tanto, già per me questo è tanto. Bene, parte tutto, e niente, per cercare un po' di confrontarci, ovviamente, se c'è qualche cosa, ti autorizzo a farti anche dei richiami piccolini, però ti sono prego, se no non va bene, facciamo questo e non facciamo quest'altro. Come io non mi permetterò mai di richiamarti, ma mi permetterò di darti qualche piccolo consiglio, se tu lo accetti. Bene, con questo io ho concluso, ringrazio tutti i presenti, ringrazio il consiglio di Donato, ringrazio la giunta, la nuova professoressa Rosa, Pellegrino, il professore, tutti voi, i genitori, e speriamo che, voglio dire, con il contributo di tutti possiamo dare qualche piccolo segnale al nostro paese. Solo Pacca mi si faceva notare stamattina, questo lo dico perché, quando io, posso dire, mi sono permesso
religiosamente, no, detto istituto comprensivo. Avevo scritto, sono ancora qua, quindi non dico fesserie, sono paga, anche perché tu hai problemi, mi pare che sia essere prima della no, mi pare. E io ho scritto, ogni strategia è utile. Sono paga per essere tempo. Poi l'ho fatto notare, ahimè, e di quello che ho preso, non la dottoressa Rosa Caterina, no, si dice, solamente istituto comprensivo per essere tempo, aglia. Ho detto io, aglia, anche mi sono permesso di suggerire il giuramento che tu hai fatto poc'anzi, essere comprensivo solo parte delle sedere. Siamo della sede solo parte. Certo è che, cara Presidente, anche qua andiamo sulle cose serie, abbiamo partecipato ad un ponte. L'ultimo adesso che scade la proroga per rifare con l'occasione, anzi, per dire che stiamo in un elenco regionale per quanto riguarda il villaggio scolastico. Vi anticipo che è stato approvato dalla Regione Campania il nostro progetto ed è nell'elenco, quindi c'è un elenco dirigenziale dove il padiglione A, il padiglione B, la palestra e l'ex segreteria saranno demoliti e ricostruiti tutti quanti. È già approvato questo, abbiamo punto e accanto, abbiamo fatto anche, stiamo partecipando a un progetto, abbiamo tutti i pareri, adesso dobbiamo presentare un altro progetto e qui è una candidatura, quindi cosa diversa da quello che già abbiamo avuto, per fare un intervento di ricostruzione parziale della scuola media a Pozzo Campo. Quindi cos'è scuola media? Non dico primo grado, se non c'è scuola media, però qui è una candidatura. Che cosa voglio dire? Che ci stiamo impegnando fortemente e cerchiamo di risolvere i problemi che abbiamo, perché Telese sia più grande. Ovviamente noi abbiamo partecipato con Telese e a me nella ripartizione, io sono molto chiaro nelle cose, nella ripartizione, perché l'importo complessivo per l'istituto comprensivo è 3.200.000, noi abbiamo presentato un progetto per 1.300.000 e la differenza Telese, che è più grande, ha più alunni, ma noi alziamo le mani. Alziamo le mani, 1.900.000, mi sta bene, non mi sta bene, ma lo dico, mi sta bene tutto ciò che noi siamo più piccoli così. Mi deve star bene non avere più la dirigenza, mi deve star bene, ma non mi sta bene adesso, non mentre noi sono là, lasciatelo lì, perché ovviamente anche noi con i nostri alunni contribuiamo alla crescita, ma non di solo Parma, l'istituto comprensivo della zona. E a tal proposito, e veramente concludo, io faccio i complimenti ai ragazzi che hanno vinto il terzo premio. Il tema è conservazione della lingua locale. Perché il giorno 5 febbraio riceverete a Roma sala Campidoglio il premio. E sono ragazzi che sono pari dalla seconda. Sì, una fetta della festa che è già presente. Questo, ragazzi questo, di gamba che... questo che significa? Io sono raga, ha delle belle espressioni, non è facile aggiungere questi certi obiettivi, e il mio amore è sempre di tenere alto il nostro nome, il nostro paese, il nome del nostro paese. Non dico cittadina, perché a volte quando dici città non lo sei, no, quando dici paese sembra qualcosa di diminutivo, dire cittadina è una via di mezzo, e noi cerchiamo di essere dei cittadini di sopra. Vi ringrazio tutti e alla prossima.